con una nuova puntata di Start, storie di vita, storie di imprese, il nostro modo per raccontare gli imprenditori, per raccontare le imprese del nostro territorio. Siamo nella bellissima sede della delegazione di Siena di Confindustria Toscana Sud, con noi lo staff tecnico di Canale 3 e abbiamo l'onore di avere nel nostro salotto un imprenditore storico del tessuto senese e in quello confindustriale. Do allora con grande piacere il benvenuto a Fabio Bruttini. Benvenuto. Grazie, buonasera, buonasera a te. Allora, perché dico storico? Perché non storico Fabio, ma storica è la storia di un'importante realtà imprenditoriale della nostra città, che è la Comolas, un'azienda che da sempre lavora nel complesso e affascinante settore del legno. Noi stasera vi racconteremo questa storia, vi racconteremo con Fabio questo settore così complesso e trasversale. Fabio, tra l'altro, è membro anche del consiglio di Federcom Legno. Allora, iniziamo però dall'inizio di questa storia, iniziamo dalla storia del tuo babbo, di Mario Bruttini. Siamo nel 1961 e il tuo babbo si occupava di tutt'altro, era nel commercio del settore alimentare e viene venduta un fondo, una piccola attività individuale legata al legno vicino alla sua ditta. Siamo in via Nea Silvio Piccolomini a Siena e da lì parte questa storia, Fabio. Di lì parte la storia della Comolas, che nel 1961 mio padre, insieme al socio Guido Favilli, rilevò una vecchia società, ditta individuale nel settore legno di Siena, la ditta Vannini, che era nata addirittura nel 1929, e nel 1961 mio babbo, che era diciamo, un po' un imprenditore con uno spirito del rischio, nonostante avesse già un'attività avviata e poi comunque mantenne con dei soci, insieme a Guido Favilli rilevò questa ditta individuale Vannini e cominciò, che non era assolutamente il suo, completamente diverso, e nacque la Comolas. La Comolas, che a quel momento, una volta che nacque, addirittura mi ricordo con un capitale di 2 milioni di lire all'epoca. E a quel momento si trasferì dai locali di via Neo Silvio Piccolomini in via Cassia Sud, esattamente dove adesso c'è una concessionaria Fiat. Lì iniziò, diciamo, il periodo di espansione della società, tant'è che nel 1968 fu aperta una filiale ad Arezzo e nel 1970, avendo ormai essere arrivati, diciamo, a un livello tale di lavoro per cui i locali non erano più sufficienti, la Comolas si trasferì nell'attuale zona di Renaccio, dove attualmente, questo nel 1970. E per i non senesi che ci seguono, quella zona era al tempo completamente campana. All'epoca era campagna, era praticamente disabitata. Io ricordo, ero bambino, che c'era la strada Sterro e intorno erano tutti campi, vigneti, boschi, c'era solo la ferrovia a lungo l'Arbia che passava, diciamo, era una stradina di secondaria di collegamento che collegava la zona della Coroncina con la zona del Ruffolo. Tra l'altro poi grande fu l'espansione, che facesse anche proprio un accordo, no? con le ferrovie. Sì, infatti dopo qualche anno che la Comolas dopo tre anni che si era trasferita a Renaccio, fu fatto un accordo alle ferrovie per avere un collegamento interno ferroviario per poter fare la tradotta con i vagoni di materiale che arrivavano dai porti dove appunto giungeva il materiale dall'estero. Questo è tuttora, abbiamo sempre il raccordo, anche se ora non è più da anni attivo, perché ormai il materiale arriva in altri modi, quasi tutto via gomma al 99%, pertanto non c'è più bisogno. Però a quell'epoca devo dire che era
una grossa novità, perché io mi ricordo i primi anni che sono andato in azienda, quando poi nel 1975 fu aperta la segheria dei tronchi esotici, ricordo che arrivavano treni con 12-13 vagoni con questi immensi tronchi che venivano scaricati. A fatica. Allora racconteremo un po' proprio il quotidiano, anche com'era e com'è. Quindi siamo negli anni 60, questa persona coraggiosa, con voglia di espandere la propria attività, Mario Bruttini si getta in un settore nuovo, in un settore complesso, che è appunto quello del mercato del legno. Ritorniamo proprio qui allora, Fabio, un po' anche appunto con i tuoi ricordi da giovanissimo, da ragazzo, andando a trovare tuo padre e il suo staff in azienda. Come funzionava al tempo un'azienda che si occupava di legno? Ma dunque, nei primi anni, io ripeto, ero veramente piccolo, mi ricordo veramente poco, però praticamente nei primi anni, negli anni 60, non esistevano dei mezzi per sollevare il materiale, i pacchi di legno, cioè praticamente il lavoro veniva fatto a mano, dagli operai che dovevano prendere le tavole in spalla, caricarle sul camion, cioè era proprio un lavoro manuale e faticoso. Poi piano piano con l'automazione, diciamo, sono usciti i primi carrelli elevatori, è stato, diciamo, piano piano il lavoro si è, anche perché il materiale quando arrivava, a volte arrivavano gli autotreni interi dovendo andavano scaricati a mano, non c'era, praticamente per scaricare un autotreno ci voleva un giorno quasi, perché quasi 50 metri cubi di legno, tavola per tavola a scaricarlo, e pertanto era un lavoro veramente in mano. Poi dagli anni 70, sì, dai primi anni 70 fino ai 60, c'è stata la possibilità di usare questi carrelli, che hanno chiaramente velocizzato moltissimo la movimentazione del materiale all'interno dei magazzini, nel carico, nello scarico, nel ricovero del materiale. Ecco, questo è stato un po' la svolta perché il lavoro riuscisse in maniera molto molto velocemente spedita. E a proposito di velocità, te entri velocemente in azienda perché è il 1978, quindi giovanissimo, affianchi tuo padre in questa attività. I primi ricordi, perché già in quegli anni appunto cambiava molto il vostro settore, no? Dunque, intanto devo dire che nel 1973 mio padre liquidò il socio e divenne titolare del 100% delle quote. E pertanto a quel momento lì l'azienda era sotto la vostra guida. Esatto, a livello familiare. Io sono, avendo terminato gli studi di ragioneria nel 1975, iniziai a fare l'università, al tempo c'era scienze economiche e bancarie qui in San Francisco, ho fatto 2 anni e mezzo, poi chiaramente mio padre mi reclamava, perché chiaramente era solo, aveva bisogno, certo, di un aiuto, e io abbandonai gli studi, e devo dire che comunque per me entrare in azienda è stata quella l'università, perché poi uno la teoria, però poi se uno non entra nella pratica, non vive ogni giorno le problematiche, tutto quello che si deve fare diventa difficile. Sì, io intorno al 1900, metà del 1978 sono entrato in azienda, piano piano, chiaramente mettendomi i primi due anni e mezzo, sono stato un po' a studiare, a vedere gli altri, a vedere quello che veniva fatto in magazzino. Vedete, ho fatto la gavetta, sono entrato quasi un po' come operaio, perché il settore legno è un settore difficilissimo, che anche dopo 50 anni uno ha da imparare, perché la materia prima legno è talmente varia che, cioè, è facile a dirsi ma è molto difficile poi a capire. E io ho iniziato praticamente da stare in magazzino per conoscere la materia prima, perché se uno non conosce la materia prima difficilmente poi può portare avanti un'azienda in questo settore.
E di lì, oltretutto nel 1975, l'azienda attivò un impianto di segheria di tronchi esotici, che all'epoca addirittura lavoravamo con il doppio turno, dalla mattina alle 6 alla sera alle 10, dove venivano prodotti migliaia e migliaia di metri cubi l'anno di varie essenze che diciamo andavano per arredamento, serramenti, cornici, diciamo, settore dell'intaglio, e questo mi ha portato poi a seguire direttamente proprio l'impianto in segheria e l'essiccazione appunto della materia prima, perché chiaramente il materiale, una volta segato da tronchi freschi prima di essere utilizzato, deve stagionare. E non per velocizzare la stagionatura, che all'esterno durava mesi se non anni, furono inventati gli impianti di essiccazione, e i primi noi li abbiamo montati proprio nel 1977, e io poi mi sono specializzato nel seguire segheria e essiccazione del materiale. E questo, diciamo, sono stati gli anni di formazione. Gli anni dove il mercato non era il mercato di oggi, dove c'era un mercato eccezionale in Italia, allora andava tutto bene. Poi mi ricordo che nel 1980 decidemmo di chiudere la filiale che avevamo aperto ad Arezzo nel 1968 per convogliare tutto in un unico attività, per poterla seguire in maniera migliore. Ecco, questo è, e io devo dire che dopo i primi tempi che sono entrato in un'azienda mi pentivo un po' di aver lasciato gli studi, dico la verità. Però poi piano piano mi è entrata una passione, per cui mi entravo dentro e entrava nel sangue, cioè proprio una cosa, è diventata un po' la mia vita. In questa storia, Fabio, c'è passione, come hai detto te, c'è ingegno, c'è grande voglia di fare, di sfida. Hai detto mio padre ha iniziato con una sfida, no? C'è l'eccellenza poi che fa grande il Made in Italy, sono tutti elementi che fanno grandi le nostre aziende nel mondo. Noi allora abbiamo deciso di onorare uomini come te, come tuo padre, come tanti imprenditori, con una clip che vuole raccontare proprio tutto questo, e poi abbiamo preparato dopo anche una clip proprio dedicata a voi. Partiamo però con la prima, con l'orgoglio al Made in Italy. Ormai giunto al termine del mio viaggio, soffermai lo sguardo al ponte e mi chiesi: ma qual è la pietra che sostiene il ponte? Il ponte non sembra sostenuto da questa o da quella pietra, ma dalla linea dell'arco che esse formano. Perché parlo di pietre se è solo dell'arco che mi importa? Senza pietre non c'è arco. Eh sì, gli uomini la chiamano utopia, ma è la maniera più comoda per liquidare quello che non si ha voglia, capacità o coraggio di fare. D'altronde, dove c'è una grande volontà, non possono esservi grandi difficoltà. Questo è il valore di un'impresa, e lo compresi ben sapendo che in ogni impresa i meriti non sono individuali, ma collettivi. Ricordo come quando nella burrasca, mentre io restavo calmo al timone, altri issavano nuovamente le vele e insieme abbiamo ripreso a navigare. L'ingegno è vedere possibilità dove gli altri non ne vedono. È proprio qui, in questo paese, che noi dovremmo essere più consapevoli di come la bellezza cambia il mondo. Noi siamo come nani sulle spalle di un gigante, e il gigante è la cultura,
una cultura antica che ci ha regalato una straordinaria, invisibile capacità di cogliere la complessità delle cose, articolare i ragionamenti, tessere arte e scienza assieme. Noi dobbiamo essere pronti a cambiamenti continui. Siamo un popolo che non può permettersi di fermarsi, di accontentarsi di facili successi. È questo il nostro vero capitale. Un capitale enorme che ci rende capaci di ideare, produrre, inventare, tanto da essere tra i primi 2 paesi in Europa per valore industriale, tra i primi 3 nel mondo per l'export in 8 dei 14 settori manifatturieri e in 3 di essi primi assoluti. Questo siamo noi. Questo è il nostro paese. Questa è l'Italia. Il nostro modo per raccontare l'eccellenza del Made in Italy che nonostante gli anni difficili che l'economia occidentale, l'economia anche del nostro paese sta attraversando, ha dimostrato ancora una volta la sua forza. Ricordiamo che l'Italia è il secondo paese manufatturiero in Europa dopo la Germania. Noi stasera vi raccontiamo una bellissima storia che parte proprio da qua, da dove vi trasmettiamo. Mettiamo da Siena la storia della Comolas di Mario e Fabio Bruttini. Allora, hai detto l'azienda poi mi è entrata nel sangue, questa passione mi è entrata nel sangue e credo anche proprio questo senso di sfida, no? Perché poi il vostro è un settore che ciclicamente cambia come geografia, come metodologia di lavoro, dopo approfondiremo anche questo. Quindi non c'è mai un giorno uguale all'altro, immagino. Anche se i tempi devo dire sono un po' cambiati, perché anche nel settore acquisti, che io ho sempre seguito e seguo tuttora in primis in azienda, sono cambiate molte cose, perché finché non c'è stata l'introduzione dell'euro noi praticamente importavamo in varie valute estere che comportavano chiaramente dei rischi, perché chiaramente acquistare del materiale in determinato momento con un arrivo in un altro momento in cui in quel caso il cambio della lira portava, diciamo, era molto, molto rischioso e molto difficile, perché dovevamo fare, diciamo, operazioni in dollari statunitensi, dollari canadesi, dollari malesi, sterline inglesi, franchi francesi, scellini austriaci, marchi tedeschi, yen giapponesi, cioè veramente era diventato quasi un lavoro più da banchiere, agente di cambio, che oggi chiaramente questo è cambiato, con l'euro è rimasto solo il dollaro, praticamente questo da una parte ci agevola per quanto riguarda appunto i prezzi degli acquisti, i prezzi poi da rifare sul mercato italiano. Allora, un piccolo break pubblicitario per noi e poi continuiamo il racconto di questa azienda, continuiamo il racconto del settore complesso del legname, le aziende che si occupano appunto di questo settore. Lo facciamo insieme a Fabio Bruttini, rimanete con noi e fra poco.